Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo in diretta, pronti per una nuova puntata del Salotto Culturale di Palm. Siamo giunti alla puntata numero 37. Do il benvenuto a Patrizia Marcello dopo 2 settimane di loro assenza per imprevisti, rieccoli qua nuovamente. Buonasera a voi. Buonasera, Buonasera, buonasera. siamo tornati con molto piacere. Ben trovati. E ovviamente un saluto ai nostri ospiti che sono qui questa sera, Gina e Victor. Buonasera pure Buonasera, a buonasera, voi. buonasera, Buonasera. Buonasera. benvenuti. Salutiamo tutti chi ci sta guardando, tutti coloro che ci stanno appunto guardando. Se volete fare delle domande, fatele pure, che tu una domanda all'altra, le leggeremo. E salutiamo anche chi ci guarda in replica, come dico sempre, perché in replica ci guardano moltissime persone. Quindi iniziamo subito la serata e passo a voi la parola, Patrizia Marcello, per dare il via con la prima domanda e fare ai nostri ospiti il quarto grado. Allora, preparatevi, non abbiamo la lampada, però ce n'abbiamo una, possiamo puntarla su. No. Allora, per motivi di galanteria, fra l'altro, vi auguriamo un buon San Valentino, perché oggi è ufficialmente la giornata degli innamorati e dell'amore. Per galanteria comincerà Marcello chiedendo, con la prima domanda, qualche cosa di interessante alla nostra carissima ospite Gina Marcantonini. Il capo sono io, la prima domanda la faccio io. Gina Marcantonini, nini, nini, che non finiscono mai quei nini lì. Noi abbiamo il sognatore in perituro barra il centro del nostro mondo. Dico bene? Esatto. Sono due libri o uno solo? È uno solo. Uno solo. Quindi la seconda parte del titolo è una didascalia un pochino esplicativa forse della prima parte, perché il sognatore in perituro è colui È che un... va o cerca il centro del nostro mondo? Punto di Non è domanda. esattamente così. È una sorta di biografia in rima e in prosa. Però Ah, bello. se... Che non riguarda me in particolare, ma riguarda mio fratello. Lui è deceduto suicida 1 anno e mezzo fa. La parte in prosa sono i migliaia, probabilmente pezzetti di poesie e versi e pensieri che ha lasciato sparsi in giro per la casa, che io ho ritrovato, che conoscevo comunque sia perché l'ha scritto in tanti e tanti anni, però non sapevo che li avesse sparsi in quel modo. Li ho ritrovati veramente ovunque, in ogni cassetto ho trovato qualcosa. Li ho radunati, come io gli avevo suggerito di fare tante volte negli anni, e ho pubblicato questo libro in suo onore. La parte in prosa l'ho scritta io, cercando di far capire al lettore in parte le motivazioni di certe scelte che lui ha fatto, di certe cose che lui diceva, perché poi tante persone del paese dove abitavamo me l'hanno chiesto, e quindi io ho cercato di più o meno trasmettere quello che era lui e un po', ecco, i motivi e quello che c'era dietro. E quindi Perfetto. il centro del nostro mondo è perché lui era convinto di non valere, era convinto che nessuno lo pensasse, quando invece lui era il centro del nostro mondo. Era il centro del mondo non solo della sua famiglia, e noi siamo pochi ormai rimasti, siamo io e i miei figli, non abbiamo nessun altro della famiglia, ma anche di tante, tante persone che lo tenevano in grande considerazione. Mi Capito. sa Mi che sa che Patrizia Marcello ha qualche problemino che un attimo si erano frizzati. Mi Mi sa di sì. sa di? Infatti. Nel frattempo salutiamo chi è che ci ha scritto, Adele che augura a tutti la buona diretta e buon San Valentino, Natale Ragnoni, Cristina Corradini e Milena Bonvissuto. Buonasera a voi quattro. Ciao. Eccoli che sono tornati, aspetta che li faccio rientrare. Eccoci. Eccoli Abbiamo qua. un buco nella rete web. Non vi preoccupate, nessun problema. Il bello della diretta, come si Yes. dice sempre, ci può Quindi stare. riprendiamo il discorso del fratello di Gina che ha disseminato per la casa, se ho ben capito, una serie di scritti poetici che ha voluto celare in posti diversi, per quanto posso aver capito,
Perché questo atteggiamento di nascondere in posti diversi? Io non so in realtà se lui li abbia davvero nascosti. Li ha lasciati dove li scriveva. Ah. Così. Fogli sparsi. Fogli sparsi, esatto. In modo che... Una parte li aveva iniziati a ricopiare sul PC, come gli avevo suggerito, e una parte invece tanti, no. Sei stata molto coraggiosa, Gina. Perché mi dici il sognatore imperituro? Perché non si è mai arreso fino all'ultimo giorno, fino a che ha deciso, come ho scritto nel libro, che fosse arrivata la sua fine. Lui ha sempre detto che avrebbe voluto decidere lui, solo lui, quando e come far finire la propria vita. E alla fine l'ha fatto. Come possiamo interpretare questo atteggiamento di fronte alla vita e alla non vita? Perché alla fine ognuno di noi affronta la vita nei modi più disparati. Noi siamo non so quanti milioni, miliardi nella Terra, e ognuno di noi alla fine è diverso. Poi magari in qualche maniera si cerca, no, di uniformarsi in qualche modo, ma se prendiamo in esame e ci facciamo un grande esame, nessuno la pensa nel modo preciso, perfetto, esatto come il nostro vicino o la persona che amiamo o non so, no? Ci sta sempre qualche piccola differenza. E mio fratello era uno di quelli che non si curava proprio di quello che pensavano gli altri, anche se come tutti cercava un confronto costruttivo, e esprimeva in qualche maniera le sue idee, quello che pensava della vita. Lui diceva che il tempo non esiste, che lui non era mai nato e non aveva una residenza precisa perché era cittadino del mondo, quindi aveva un po', non voleva che gli facessimo gli auguri di compleanno. Era una persona un po' particolare, che però aveva anche una grande profondità, una grande anima, come ha detto Jessica, era una grande persona. E dietro a questo suo processo, perché non è che ci è arrivato in un giorno, c'era una grande sofferenza che io conosco, perché noi da bambini abbiamo subito delle violenze fisiche e psicologiche che ci hanno massacrato, per riassumere in una parola, e ognuno di noi due l'abbiamo affrontato in modo diverso. La mia mente ha cancellato delle grandi parti, io ho dei buchi di memoria assurdi che ho recuperato solo negli ultimi 3-4 anni, in parte, meno male, non voglio andare oltre, e che mi stanno aiutando a guarire. E quindi questo libro è in parte anche parte del processo di guarigione, e anche l'altro, che poi dopo voglio fare un accenno, fa parte di quel processo, e ne dovrò scrivere almeno un altro sicuramente, che porteranno, ecco, lui l'ha affrontato così, in quella maniera là. Lui ha sepolto per tanto tempo la testa sotto la sabbia in qualche maniera, non mostrando a nessuno, esattamente a nessuno, cosa avesse dentro, cosa nascondesse la sua anima. Io invece prima ho tentato il suicidio, e poi ho iniziato a decidere che se volevo stare su questa terra ci volevo stare bene, e non mi importava dei giudizi, non mi importava di niente. Io avevo intenzione di stare bene, al di là di qualsiasi cosa mi accadesse, e non è stato per niente facile, però ci sto riuscendo. Quindi è un libro di due sofferenze, di due persone che hanno... Diciamo sofferto. Che la base delle sofferenze è sempre la stessa, le persone che l'hanno causate sono sempre le stesse, però persone diverse reagiscono in modo diverso, come dicevo prima. Possiamo vedere la copertina del libro? Sì, come no, la voglia, un attimino che la prendo sul tablet. Nel frattempo che Nancy la prepara, portiamo i saluti a Milena, che ha scritto due autori meravigliosi con tanto da dire, Camilla Gina per la forza. Abbiamo Jessica Infi De Luca, che augura buona serata a tutti. Chris, io, Cristina Corradini, che ha scritto che è coraggiosa, e Jessica sempre, che scrive due anni meravigliosi. E salutiamo anche Marina Giuni e Anna Tarantello. Non riesco a farla vedere. Ecco, no, ecco, sì, così. Sì, si vede, si vede. Così si vede bene. Ok. Bene. Copertina creata da me. Bella, molto bella. Molto bella.
Molto. E anche Napoleone. Sì, Napoleone che fa avanti e dietro. No, in questo caso era Rubble che sta abbaiando. Ah, beh. Anche noi abbiamo dei cani qui. Bello. Vabbè, è quello di Gina. Okay. Allora, andiamo da Victor, raccontaci pure te un po' di te, appunto, prima di addentrarci dentro ai libri proprio. Vabbè, insomma, cosa dire di me? Raccontaci chi sei, cosa ti ha portato a scrivere, visto che è la prima volta che vieni, invece Gina ormai è una veterana, che è la terza volta che viene, quindi raccontaci. Niente, io sono una persona che secondo me sono normalissimo. Gina invece, che conosco da ormai molto tempo, mi considera più di questo, anche se secondo tu me ti sottovaluti. Io lo dico sempre che non è che mi sottovaluto, tento di non sopravvalutarmi, anche perché dal sopravvalutarsi poi si passa, sai, a pensare di essere superiori, cosa che io non voglio assolutamente fare. Sì, sono una persona normalissima. Vabbè, ti ringrazio, va bene. E niente, allora, sono nato a Fiume. Posso dire una cosa? Così magari chi ci guarda spieghiamo per quale motivo c'è un rapporto così tra noi. Sì, certo, lascio parlare te, guarda. No, dopo ti lascio parlare. Guarda, allora, cosa sappi. Forse non tutti sanno che io e il qui presente signore stiamo insieme ormai da quasi un anno. Oh, che bello! Ci siamo conosciuti in un gruppo di italiani all'estero su Telegram e tra noi è nato subito un feeling, ma senza la minima idea e nel minimo motivo di cercare poi in realtà un compagno. Perché noi ci siamo trovati semplicemente a chiacchierare, a parlare la stessa lingua, come si potrebbe dire, e poi coincidenze su coincidenze, compresa questa intervista, che ha tutta una sua storia, ci hanno portato a un certo punto a capire che c'era tra noi qualcosa di più della semplice amicizia. Non a caso oggi è San Valentino. È un fatto bene. Allora, auguri, allora. Auguri, Andrea. Auguri. Grazie. Andrea. Ma è stata una bellissima coincidenza, veramente in tutto. Sapevo sì che stavano l'ultima cosa. La maggior ragione. Una cosa stranissima poi questa intervista, proprio caduta nel giorno di San Valentino. Perché cioè è stato proprio una serie di coincidenze. E Andrea lo può dire. Tanto ormai è un po' che ci sentiamo con tutti e due. Caro Damir, non esiste il caso secondo noi. Anche secondo noi. Anche secondo noi. Però le coincidenze che poi è il caso che le provoca, no? Cioè il destino, c'è qualcosa che le provoca. E diciamo la vita è fatta di ingranaggi e esatto. Quando si trovano gli ingranaggi giusti che si come si dice incastrano alla perfezione, lì poi dopo puoi anche parlare di coincidenza quanto vuoi, secondo me trascende quello stadio. Sì. Ma se si vanno ad esaminare tutte le rotelline i dentini delle rotelline che si incastrano, esatto, e si risale ancora più a monte, si capisce che quegli avvenimenti dovevano per forza accadere ed è sempre così, per cui il bello è che Andrea non lo sapeva ancora all'epoca quando è stata diciamo fissata la data eccetera, perché prima doveva essere al mio posto un'altra persona che però ha rinunciato e allora niente, mi ha pescato a me e mi ha messo va bene, lo fai assieme alla Gina Marcantonini che è un'altra eccetera eccetera. Gina e io già stavamo insieme, a proposito bello. Gina io la chiamo Gaia e lei mi chiama Victor, perché Victor è anche il mio vero terzo nome. Ecco. Che me l'aveva dato poi mio padre.
Damir me l'ha dato mia nonna, Paolo me l'ha dato mia madre e Victor me l'ha dato mio padre. Tuo padre. Victor è anche il nome del personaggio principale dei miei, della mia saga che sto ancora scrivendo. Gaia è sempre una delle protagoniste dei libri di Gina. E allora io la chiamo Gaia, lei mi chiama Victor e questo è un gioco tra noi che comunque poi ha preso piede perché anche altre persone hanno iniziato a chiamarmi così, Victor. E Andrea ancora non lo sapeva quando poi è stata fissata la data di questa intervista, di questa live, che Gina ed io stavamo insieme, capito? L'ho svelato poi Gina, poi me l'hai detto anche tu questa cosa, perché appunto sì, tu sei la prossima puntata. Purtroppo uno si è tolto, allora giustamente tutti quanti slittano indietro di una posizione. E a te è capitato, coincidenza vuole, con Gina. Doveva allora, accadere. Voi non vedete una cosa, ma dietro le colonne che stanno dietro il capoccione di Andrea, in effetti si sta nascondendo, e c'è anche un po' freddo, Cupido. C'è Cupido. C'è Cupido con l'arco carico che ha scoccato le frecce giuste. Ovviamente c'è un premio, è un quadro di un premio, non è Cupido. È meglio se non lo si vediamo Cupido perché è in mutande e ultimamente è un po' ingrassato. È freddo. Dove sta Victor? Che sono 40 gradi, mi ha detto prima dietro le quinte. Sì, sì, è qui 40 gradi e zanzare, diciamo, formato. Fanno tutte bodybuilding. Fanno tutte bodybuilding. Perché io sono in Brasile in questo momento. Oh, per ci vivo da anni. Infatti, non vedo l'ora di tornare in Europa per ovvi motivi. In questo momento il motivo principale qui nel mio quadretto dove vi vedo tutti quanti, a sinistra in alto c'è Andrea, subito sotto ci siete voi due, Patrizia e Marcello, e io sono nel quadrato a destra in alto e sotto di me c'è Gaia, c'è una certa signorina. Una certa signorina. Hai capito. Dal Brasile. È il motivo. Allora, sono stato un giramoto. Sentito poi lui, Alessandro Buscemi e Tania Calabro, salutiamo entrambi. Buonasera, oh, buonasera agli ospiti. Damir, anzi Victor. Sì. Legato al tuo nome c'è anche, molto probabilmente, me lo sto chiedendo, il tuo, la serie è una trilogia? La tua? No, non è una trilogia. Ecco. Parlaci del tuo libro subito. Va bene, innanzitutto è una saga, ne sono già usciti i primi tre volumi, il quarto esce quest'anno, è edito da Logisma, e della quale voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare con grande affetto il proprietario, Gerardo Lazzeri, che è il proprietario della casa editrice Logisma, che ha creduto in me e ha voluto pubblicarli, e io comunque già sto scrivendo il settimo libro della saga. Allora, ci puoi dire i titoli di questi libri che costituiscono una saga? Ci dici per favore i titoli, se hai le copertine ce le mostri, e inizi a parlarci di questa, dell'argomento della saga. Va bene, allora. Questo è il primo, non so se si vede, fa un po' di riflesso. Si vede. Il volto dell'angelo, la saga, il titolo della saga intera sarebbe Darkness. The Angel of Vengeance, ossia l'angelo della vendetta. Della vendetta. Ecco, questo è il primo, il volto dell'angelo, dove inizia tutta l'avventura. Questo è il secondo, che nonostante il titolo non ha nulla di con i vampiri, quelli del cinema, o i vampiri tipo Dracula, eccetera, perché i vampiri in questo caso sono ben altra cosa, poi magari possiamo parlarne, dopo ve lo dico. Senz'altro. Il terzo è La furia di Darkness. Esatto. Un po' più indietro? Avvicinano un po' più indietro? Mettere un po' più indietro? Più indietro? Ecco, ok. Ecco,
Ecco, così ci... perfetto, che sì. C'è un attimo ripreso che non si vedeva. Il quarto volume che uscirà quest'anno, vi anticipo già quale sarà il titolo, Senza Tregua. E niente, allora, più o meno qual è il punto in comune, ossia la sinossi di tutta la saga. Io faccio prima a leggervela sulla quarta di copertina, che si capisce molto meglio il contesto. E niente, allora... Legge tranquillo. Nel frattempo salutiamo Maria Grazia Porceddu, che ce l'ha aggiunto anche lei. Ciao Maria Grazia. Ok, allora, inizio, Sì. Sin dalla notte dei tempi, il serpente e i suoi eredi vogliono dominare il mondo, che è stato dato all'uomo, per gettarlo nel caos e rendere schiava l'umanità. Ma, fin tanto che ci sarà anche un unico uomo in grado di vedere la verità attraverso tutte le loro menzogne e gli astuti inganni, non saranno mai in grado di raggiungere la vittoria che così sanguinosamente desiderano. Da tutto l'orribile dolore, le sofferenze, le lacrime e la morte che il serpente e i suoi eredi hanno inflitto all'umanità, da tutte le disperate suppliche dei giusti, io sono sorto. Le vittime innocenti attendono la vendetta. Io sono il loro angelo. Il mio nome è Darkness. Quindi è una figura vendicatrice. Sì, sì, ma non ha nulla della figura classica che si potrebbe pensare del supereroe o non so che, assolutamente. Non faccio troppi anticipi perché dico solo che la saga inizia durante gli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, nel 1918. Ah. E prosegue poi attraverso gli anni 20, gli anni 30, fino ad arrivare, diciamo, quasi alle soglie della Seconda Guerra Mondiale. E qui penso farla terminare, la prima saga. Poi, se ancora sarò vivo, perché io, nonostante, come dice Gaia, il bell'aspetto piacente, ma io ho già 60 anni, Mamma mia, sei un ragazzino. Sì, magari. No, io lo dico sempre, guarda, preparati perché come minimo dovrai sopportarmi per altri 60 anni. Oh, bravo, così si ragiona. Ecco, però insomma, penso forse scrivere una seconda saga che poi prenderà, diciamo, il via da dove termina la prima, con altri personaggi, però sempre collegati ai primi. Mi sembra, ecco, di aver capito fuori onda che tu sia nato a Fiume. Sì, infatti. Però l'attuale Rijeka, situata in Croazia. Sei figlio di Esuli? Mio padre era croato, ex jugoslavo. Ecco. Perché fino agli anni 90 lì c'era la Jugoslavia di Tito, sì, che poi morì nel 1980, 10 anni dopo si ebbe la guerra civile e le varie regioni che componevano la Jugoslavia divennero ognuno uno stato indipendente, eccetera, eccetera. La città di Fiume si trovava già nella Croazia e io ho per questo la cittadinanza croata, oltre a quella italiana, perché mia mamma è di Bologna. Ah, ecco. Sono stato cresciuto a tagliatelle, tortellini e lasagne. Sei stato cresciuto benissimo. Benissimo. Guarda. infatti. sempre d'occhio alla linea, perché di famiglia abbiamo quella tendenza lieve a ingrassare. Io questi ultimi anni mi sono lasciato un po' andare. Adesso devo riprendermi un pochino, diciamo, per rimettermi in sesto, ecco, fisicamente. Mentalmente sono super in sesto, perché c'è chi dice che ho la mentalità di un ragazzo di 25 anni, io invece dico che ho una mentalità da quindicenne, con tutte le turbe adolescenziali, eccetera, eccetera. Va bene. Cioè, dentro qui mi sento immortale. Sì, bravo. Che discorso. Ma anche la corazza fuori è immortale. Quando nella mente
si ha questa idea di se stessi, di, diciamo, di non concordanza con l'età biologica, sì. Anche l'età biologica si adegua all'età, sì, infatti, intellettuale, infatti, è vero. Infatti, io, nonostante, diciamo, che la mia vita è stata parecchio movimentata, ho viaggiato tantissimo, ho fatto un sacco di mestieri, sono stato, non ne parlo molto volentieri, entrandone in dettagli, ma così, tanto è una cosa che ormai non, è inutile nascondere perché è risaputa, sono stato anche soldato di professione, ossia, per usare una parolaccia, mercenario, quando ero più giovane. Ho fatto un po' di tutto, sono stato perfino, che ci crediate o no, anche nel turbino, cosa che non ho vergogna di dire, perché secondo me qualsiasi lavoro che sia fatto con onestà, esatto, è degno, e esatto, qualsiasi mano, se lavora onestamente, sì, anche se si sporca di letame o qualsiasi altra cosa, è sempre pulita. È vero. Questo è quello che penso. E forse per questo che vado anche molto contro, diciamo, il mainstream, ossia il pensiero comune, che oggigiorno purtroppo è una piaga della società moderna, parlo in generale, mondialmente. Perché oggi si dà molto credito, molta importanza alle apparenze e invece si tralascia la sostanza vera. Sì. Si stanno perdendo i valori. Io ho deciso fin da quando ero giovane che questi valori non li lascerò mai, non li abbandonerò mai e lotterò sempre contro a coloro che li vogliono sopprimere. Ecco. Senti. Per questa mia scelta di vita ho anche pagato, diciamo, di persona molto sulla mia pelle. Sempre così, sì. È sempre così. No, volevo farti una domanda. Dimmi. Gaia, chiuditi le orecchie un momento, devo fare una domanda indiscreta a Victor. Ma dopo, va bene, c'ho i capelli. Dopo il tuo passato di mercenario, non è che ti è avanzato un Kalashnikov? Guarda, siccome ho dovuto viaggiare molto e certi souvenir non sono permessi sugli aerei, eccetera, mi è avanzato, ma non qui con me in Brasile. Ne riparleremo. Ecco, c'è un luogo in Italia, luogo in Italia che però non è Italia, dove sono custodite varie attrezzature, diciamo, sì, certo, specifiche, ecco. Per intossicazione acuta di piombo, sì, sì. Esatto. Esatto. Intossicazione acuta e rapida. E rapida. Era rapida, subito. 750 metri al secondo, è una roba spaventosa. Che gli piacciono le armi, capito? No. Ho capito. Ecco, molti dicono che a me piacciono le armi e che mi piace la guerra. Le armi mi piacciono per il fatto che mi permettono di difendere quello che a me sta caro. Sì. Ecco, la guerra non mi piace perché l'ho fatta, perché ho partecipato non una ma a varie. Io l'ho fatta una sola, ma non ho sparato. Io invece ho sparato molto. Immagino. Che lascia il segno interno. Sì. Lascia il segno. Sì, la prima volta è veramente devastante. Sì. Poi a partire dalla seconda, poi arrivi al punto che inizia ad essere facile come fare questo, guarda. Sì, come bere un bicchiere d'acqua. È vero. Esatto. E quando me ne sono reso conto dove stavo andando, dove questa cosa mi stava portando, ho deciso di dire basta. Sì. Comunque, il fatto di dirsi, di definirsi soldato mercenario, secondo me non è giusto. Magari si fa parte della cosiddetta legione straniera, che è una
legione di... Sì, lo so, lo conosco, ho un grandissimo amico che è stato nella legione straniera, che anche voglio salutare. Bonsoir Patrick, come sta va? Abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato assieme anche dopo da civili in Italia, e lui sì è stato membro della legione straniera. Io invece ero legato a un'agenzia che esiste ancora, ha sede in Inghilterra, si chiama Sandlands, è la maggiore agenzia proprio per soldati di professione, mette su addirittura eserciti su tipologia secondo richiesta del cliente. Certo. Io vorrei... C'è un Sandro Buscemi che scrive infatti: difendere qualcosa con le armi è deleterio. Non si può fare a meno, credo, a volte. Che dici? A volte no, a volte no. Non si può, a volte veramente non si può fare a meno. Nel mondo in cui viviamo, purtroppo, ancora è un mondo troppo di questo genere. Esatto. Purtroppo dai sbagli del passato non ha ancora capito niente, ancora continua a cascarci. Esatto, la gente dimentica troppo facilmente. Ma perché purtroppo... i ricordi del passato c'è qualcuno che li sta cancellando di proposito. Sì, ma c'è anche chi glielo permette, però. Esatto, quelli che non fanno nulla per opporsi. C'è una riscrittura della storia. Sì, sì. Una riscrittura, direi, pericolosa. E, come dico sempre, spesso, stiamo assistendo a un periodo di involuzione culturale che porta anche a una revisione storica. Esatto. Non voluta. Positiva, negativa. Perché è il solito sistema di tenere la gente il più ignorante possibile, certo, in modo da poterla dirigere, governare, certo, e come pecore, come gregge, di fare il gregge, ecco, il gregge. Esatto. Ma torniamo ai nostri libri. Torniamo a bomba a Gaia. Alla nostra Gaia, sì, bello chiamarlo Gaia. Noi vogliamo fargli leggere qualcosa, visto che prima Victor ha letto qualcosa. Mi hai tolto la parola di bocca. Allora, sì, ho preparato una cosa. Ma dopo ti passo il Marcello, dai, dopo fai la domanda a te. Te la ridò. Non c'è problema. Tranquilli, noi qua siamo intoccabili. Allora, ho preparato... Se il tablet la smette di farmi scherzi, ok. Una poesia di mio fratello che si chiama Il mondo eterno. Errai nel mondo dei sogni per continuare a sognare. Andai per il mondo della fantasia per continuare a fantasticare. Entrai nella realtà per morire. Ma se morire significa andare nel mondo dei sogni e della fantasia, ben venga la morte, ben venga il silenzio eterno. Perché nonostante tutto esiste un mondo dove chiunque può entrare, dove tutte le porte gli saranno aperte, dove l'energia che ti sostiene è infinita, come infiniti sono i tuoi pensieri e la tua realtà. E tu hai avuto modo di chiosare questa poesia, questo scritto? Ne hai tratto qualche conclusione? Hai scritto qualcosa in merito? Io ho diviso gli scritti di mio fratello per anni, dividendoli così in capitoli, a secondo dell'anno. E per ogni anno io ho scritto un pezzo della nostra vita, cercando, ecco, di inquadrare quello che lui aveva scritto in episodi che io conosco. Però io non conosco tutto. Anche perché, come ho accennato prima, la mia memoria, la mia mente ha cancellato. Ha rimosso. Proteggermi, ma insieme a tante alle cose negative che ha cancellato, si è portata via altro pure. Quindi a me capita, pure ultimamente purtroppo, di persone che mi dicono, mi scrivono: ciao, come stai? Come stanno i tuoi figli? Che ne so. Quindi capisco che è una persona che mi conosce e io gli dico: scusa, chi sei? Ma no, come, io abitavo a 100 metri da casa tua. Perdonami, ma io non mi ricordo. E sembra quasi che io li sto prendendo in giro, ma non è così. Io proprio non ricordo. È stato proprio un meccanismo di difesa che è naturale,
per dimenticare sì. ciò che purtroppo quando si passa la spugna sulla lavagna si cancella tutto, bene, male, bei ricordi. Sì, però è anche un'arma a doppio taglio, perché poi quello cancella i ricordi che ucciderebbero tante persone, ma non è che cancella la sofferenza, e tu ti ritrovi che stai male e non sai perché. E lì c'è da fare tutto un lavoro infinito. Io ho 50 anni, fa un mese che ancora ce l'ho. Li mostri. Grazie. Che ancora ce n'ho da fare. A voglia a te se ce n'ho da fare. È vero che rispetto a quando avevo 20 anni sono un pezzo avanti, perché non è che mi sono girato i pollici finora, però almeno so perché adesso so perché, perlomeno. Ecco, in questo recupero, diciamo che forse, che cosa è stato? È stato il cercare di recuperare queste memorie, questi ricordi, come li chiamerebbe Leopardi, queste ricordanze, che è un termine che mi piace tantissimo, perché è molto poetico, è molto efficace. Il cercare di recuperare queste ricordanze ti ha portato a scrivere il tuo libro, oppure è stato il contrario, che trovate le poesie di tuo fratello, tu ti sei trovata a voler, a comprendere di avere rimosso questo passato e quindi a doverlo recuperare per ritrovare anche te stessa e i tuoi ricordi. Io sapevo questa cosa da tanto tempo. Il mio processo di guarigione non è iniziato un anno e mezzo fa, quando è morto mio fratello. Certo. Il processo di guarigione è iniziato 30 anni fa. Mamma mia. Io me ne sono andata di casa perché l'alternativa sarebbe stata morire. Io stavo morendo dentro. Ok. Quando ho capito, dopo il secondo tentativo di suicidio, che qualcosa mi ha fermato, perché lì ci sono state coincidenze che mi hanno fermato, ho detto ok, allora se non devo morire voglio vivere bene, bene. Non cioè, da zombie come stavo facendo. È molto doloroso per noi sentire queste cose, devo dirti la verità, perché mi dispiace che una persona... sentire che una persona ha sofferto così. Sì, ma molto. Ci sono tante vite che sopportano ben altro, diciamo. Lo so, però è un dispiacere. Ecco, in questo momento parla solo Patrizia Giardini. Per me è un grande dispiacere sapere che una persona ha patito tanto, ha subito tanto. Però ritengo che questa sofferenza ci abbia perlomeno regalato un libro che può aiutare tante persone che si trovano, possono trovarsi nella condizione, nella tua condizione pregressa, e in questa ricerca di se stessi possono ritrovarsi, e forse leggendo il tuo libro possono migliorare e fare chiarezza dentro di sé. Questo è il potere terapeutico della scrittura nei suoi confronti e nei confronti di chi leggerà il libro. Allora, su questa linea, io Andrea gliel'avevo già accennato, voglio mostrarvi un altro libro che è disponibile su Amazon anche in versione inglese, tradotta da Victor. Ok. Ah. Quindi questo è il libro di cui vi parlo, La reviviscenza di Ania. Bello, bella copertina. Molto sempre significativa, fatta, sempre fatta da me. Brava. È un fantasy dove c'è una più o meno trasposizione vaga di quello che è successo a me, però c'è una ragazza che riesce a superare poi i suoi traumi e fa comprendere che c'è sempre un modo per andare avanti, perché l'hai ovvio. Tu questo modo sei riuscita a trovarlo. Sì. Sì, ma non sono l'unica. Io penso solamente che con la capacità di non arrendersi mai ci si la può fare. È l'unica cosa, la perseveranza. Hai citato il mio motto di vita.
Sì, è vero. La perseveranza e il non arrendersi mai, never give up, come dice Victor, è l'unico modo per andare, per non fermarsi, per guarire, perché poi alla fine si può guarire. Poi certo è un processo che non finisce mai, ma quando mai si finisce di crescere, di imparare, come tante altre Mai, cose mai. meravigliose che ci sono su questa terra, in mezzo alle guerre, in mezzo a tanta bruttura, ci sono anche tante cose meravigliose. E allora io a un certo punto ho deciso che, perché poi io l'ho passata anche a livello economico parecchio brutte, chi mi conosce sa benissimo dove sono capitata io, però ce se la può fare. Ho deciso di godermi comunque quel niente che avevo. A partire dal sole, perché un periodo mi era rimasto il sole e l'erba che cresceva e nient'altro, e poi ci si può aggrappare alla cresta dell'onda, come l'ho chiamata io a volte, arrampicandosi con le unghie e con i denti sugli specchi e rialzarsi su. L'unica Quindi ci cosa sono. prima di Aspetta, passare a. bisogna che io e Andrea facciamo una citazione di Barry White. Never gonna Ah, give up. lascio a te la parola, posso capire qual è? A proposito, c'è prima Alessandro Buscemi che ha scritto: la cosa importante è che chi cade si rialza, e ha pienamente ragione. E Chris ha scritto che è una gran bell'anima e una bravissima scrittrice, ha scritto poco fa. È la mia migliore amica, Ora, se mi riconosco. avete provocato, io cito la canzone Don't Give Up di Peter Ok. Gabriel, che è meravigliosa, vi invito ad ascoltare. L'ultima cosa che voglio dire alla nostra cara Gaia, augurandole che sia Gaia per sempre e nel profondo La di tutto gaiezza deve trionfare, di la te gaiezza. stessa, Assolutamente la sì. poesia meravigliosa di tuo fratello, che esprime una circolarità tra la vita, tra il sogno, la realtà, il non è, l'esserci, il non esserci, il ritrovare nel non esserci nel sogno, l'ho ritrovata tanto nella copertina del tuo libro, in cui c'è questa sfera, Luce. diciamo, questa La luna, luce, è la luna. ecco, questa luna, in cui c'è un personaggio, una figura dentro alla luce della luna che si muove in un modo molto aggraziato, quasi danzante. È un acrobata che cammina su un filo, Un funambolo. un funambolo. Perché siamo tutti funamboli della vita. Se Sì. guardate la luna questa sera fuori, è una bocca che sorride. La luna stasera è una bocca che sorride. Da noi è nuvoloso, in Belgio è sempre nuvoloso. Quindi. Da me in questo momento sta facendo un temporale estivo. Perbacco. Va bene, non si può avere tutto dalla vita. Vabbè, pazienza. Allora, Andrea, Ha scritto torniamo Alessandro, ad Amir. quelle positive sui piatti di una bilancia, il piatto che scenderà sarà quello che contiene la positività. È vero, Certo, Alessandro Buscemi, bravo, sempre. bravo. Infatti io vi dico, Andrea. c'è anche Never Surrender di Cory Hart, molto bello. Andrea, torna al nostro caro Damir, perché Vogliamo sentire anche qualcosa, qualcosa di lui, di leggere. qualche da rigo. leggere, Sì. Sì. Fai una domanda proprio sui tuoi libri. Come mai? Perché l'hai ambientato proprio nella prima guerra mondiale? C'è un motivo preciso? Il primo? No, soltanto l'inizio è nella prima guerra mondiale, perché il protagonista, diciamo, prima di diventare quello che diventerà poi in tutto il seguito della saga, era un pilota della caccia dell'impero austro-ungarico sul Capito. fronte italiano. Ok, e Marinella, infatti, Marcello ci ha letto nel pensiero la canzone di Barry White, eccola. Marinella sta cantando. Brava Marinella. Niente, sì, cioè volete qualche Sì, riga del testo? lo vogliamo, lo Posso vogliamo. prima, solo Fortemente. per diciamo, per concludere il fatto che volevate saperne di più su di me, perché io ho detto due o tre È cose, però vero, scusa, ti interrompo.
c'ho qui sulla quarta di copertina, c'è una piccola biografia dell'autore, e allora ve la leggo perché lì condensa veramente in poche righe, così mi conoscete meglio. Allora, Damir Paolo Victor Fillen, interprete, traduttore, poliglotta, insegnante di lingue e italiano, vive in Brasile. Grande viaggiatore, appassionato di storia, geografia, archeologia, ma è anche maestro di scherma medievale, istruttore di tiro. Scrive dall'adolescenza e le sue storie sono spesso caratterizzate da atmosfere gotiche, talvolta tenebrose, ma sempre ricche di azione. Ha nel cassetto molti racconti, questo è vero, ma per questa serie Darkness, questa serie Darkness rappresenta il suo vero esordio. Ecco. La foto che c'è in quarta di copertina del sottoscritto è una foto di novembre 1998, quando ero ancora, diciamo, più carino di quello che sono oggi. Aspetta, cerco di metterla. No, adesso capite perché io lo chiamo il mio cavaliere della lucente armatura. Affascinantissimo. Ma che bello, capito? Per i tempi che furono. Ma dove stai, a San Paolo o di qua? No, io sto in un paesino, cioè è una città, c'ha circa 70.000 abitanti, si chiama Betin, è a circa 30 km da Belo Horizonte, che è la capitale dello stato di Minas Gerais. Quindi sei su un altopiano? Sull'altopiano? Sì, praticamente sì. Ecco. Ah, e curiosità, il sindaco italiano. Poco, diciamo, tra virgolette, lontano dalla foresta amazzonica, stai? Molto lontano. Molto lontano. Molto lontano. Il Brasile qui, è enorme. Qui abbiamo ancora qualche cosa di quella che chiamano Mata Atlantica, però c'è anche qualcosa, diciamo, delle pianure brasiliane. Va bene, allora. Qualche cosa di un tuo scritto ci piacerebbe ascoltare, Damir. Va bene. Anzi, allora, Victor. Dunque, va bene. Allora, niente, è qualche riga dal volume 3 della saga di Darkness, La Furia di Darkness. È interessante perché qui si trova anche un personaggio storico che secondo me è stato molto sottovalutato in questi ultimi 100 anni, ma che ha dato al mondo tantissimo, e se tutto quello che lui ha dato al mondo lo stessimo usando adesso, non ci sarebbe miseria, non ci sarebbero tante cose negative, e vi lascio, diciamo, capire chi è questo personaggio attraverso il testo. È un personaggio storico, veramente esistito. Allora, Manfredo Carcassi iniziò ad esporre ciò che aveva iniziato a soleticargli il cervello fin da quando aveva letto il risultato degli esami condotti sul campione di platino e sul meteorite. Tesla, da ottimo ascoltatore, lo lasciò parlare per circa un'ora. Poi, quando Carcassi ebbe finito, lo guardò dritto negli occhi, con un enigmatico sorriso, lisciandosi i sottili baffetti. «Devo dire che la cosa mi ha incuriosito, signor Artinghi. Dal punto di vista teorico, una cosa del genere sarebbe certamente realizzabile», rispose il genio dell'elettricità. «Ma, senza volerla scoraggiare, a parte un certo sviluppo di calore concentrato, quale uso si potrebbe destinare a un tale oggetto? Inoltre, il costo di fabbricazione non compenserebbe la sua utilità pratica. Non servirebbe a nulla». Carcassi rimase in silenzio per buoni 30 secondi, con la mente che stava lavorando febbrilmente nel tentativo di trovare una risposta adeguata da fornire al suo interlocutore. Tesla però decise di venirgli in aiuto e lo fece in maniera del tutto inaspettata, riuscendo a sorprendere il fiorentino con il suo acume che andava al di là della scienza. Ricapitolando, signor Ardinghi, mi sembra che lei sia estremamente interessato a questo progetto. Dunque, quello che vuole ottenere è una lama,
una lama che, grazie all'acciaio meteorico addizionato di titanio, guadagnerebbe caratteristiche non comuni, possibili soltanto a causa dell'alta percentuale di iridio e in presenza di una sollecitazione elettromagnetica. Esatto? Esatto, signor Tesla. La corrente elettrica, passando lungo la lama, pur con un amperaggio piuttosto basso, ne provocherebbe il riscaldamento. I bordi affilati, per il fatto di essere la parte con meno spessore, diventerebbero quasi incandescenti nel giro di pochi secondi. Il metallo della lama non ne soffrirebbe, né perderebbe il filo, ma sarebbe capace di tagliare facilmente quasi qualsiasi cosa. Una lama del genere certamente non servirebbe per essere usata in cucina. Mi dica, signor Ardinghi, con sincerità, di cosa si tratta veramente? Un'arma? Perché l'unico uso che una lama del genere potrebbe avere sarebbe come arma. Probabilmente una spada. È l'unica cosa che abbia senso a venirmi in mente. Touché, rispose Carcassi con un sorriso, visto scoperto il suo gioco. Lei ha indovinato, signor Tesla. Si tratta proprio di una spada. Una spada di quelle grandi, da usare a due mani, come quelle degli ultimi secoli del Medioevo. Ah, una mandoble o zweihander, dunque. Sì, esatto. Tesla si accostò all'indietro sulla poltrona, fissando Carcassi in maniera strana, rimanendo in silenzio per quasi un minuto e mezzo. E mi fermo qui. Bellissimo! Grazie, grazie. Allora, grande esperto di armi, grande esperto di storia. Archeologia. C'ha un vocabolario che ti incanta. Quando inizi a parlare non smette più, ma non te ne accorgi perché rimani incantato. Come non innamorarsi di Victor, tra virgolette. Esatto. Sì, oltre a tanto tanto altro. Certo, beh, c'è tutto il resto. C'è perché tutto io, il resto. Io ormai a questa età io sono già nonna. Io ho messo anche io da pochi giorni. Esatto, io ho messo tutta una serie di paletti per non far più succedere una cosa del genere, soprattutto con una persona che sta dall'altra parte del mondo, ok? E invece è arrivato lui, ha soffiato come il lupo dei tre porcellini, ha sbagliato via tutti quanti i paletti. ha fatto bene, ha soffiato bene. Sì, adesso deve solo tornare in casa. Da antico cavaliere, dall'armatura lucente, come tu mi definisci, lo sai che... Sono un esperto in tattiche d'assedio ed espugnazione di castelli imprendibili. Tant'è vero che la fortezza di Gaia ha ceduto. Cedette all'assalto. Sì, le mie catapulte e arcobaliste hanno avuto la meglio alla fine. Ma neanche voluto l'assalto, tra l'altro. Precisiamo. Infatti, perché dai, posso dirlo? Certo, sì. Posso dirlo, quello che è successo il 31 di marzo dell'anno scorso? Sì, dai. Cioè, insomma, noi stavamo continuando a chiacchierare anche per ore in chat, in video chat, eccetera, però sempre con quel grandissimo rispetto, considerandoci più che buoni amici, ecco, ma non oltre tale limite. Io già me ne ero innamorato. Però sai, sapendo quanto avesse sofferto e conoscendo i paletti che lei si era messa intorno, per rispetto io non insistevo più di tanto. Ogni tanto le davo, come si dice, qualche leggera dritta sul fatto che, caspita, ero interessato, che insomma mi piaceva la compagnia, eccetera, eccetera, però non osavo spingermi troppo oltre in maniera troppo specifica, troppo esplicita, con la paura di offenderla oppure di farla di nuovo ritrarre dietro la sua muraglia. Insomma, non so cosa è successo, era il 31 marzo dell'anno scorso, ad un certo punto stavamo chiacchierando, ma così... Mi aveva mandato dei messaggi su WhatsApp, penso, o era su Telegram. Su Messenger, è vero. Insomma, io li ho trovati molto strani questi messaggi, perché non era la persona non che normalmente, non era la maniera di esprimersi normale, eccetera.
non ci ho capito più niente. Sì, infatti, cioè, sai quando un corridore corre, ad un certo punto perde il ritmo e va a rotoli e fa dei capitomboli senza fermarsi più? Ecco, insomma, ho capito da tutte quelle cose che mi aveva scritto che era una dichiarazione d'amore. Io non me ne sono accorta con lei a dichiararsi, e io ho capito, ma poi le ho risposto: scusa, ma se ho ben capito da quanto mi dici, questa è una dichiarazione d'amore. E quando lui me l'ha detto, ho guardato, ho detto ops. Cioè, rileggi quello che hai scritto, fatti un attimo quattro domande e poi fammi sapere se ho capito bene o se ho capito male, perché non vorrei, come si dice, sai quando fraintendere, non vorrei fraintendere, ecco, anche perché, per carità, non voglio mai urtarti né ferirti, eccetera. E no, lei è andata a rileggere. Ascolta, sì, è così. Oh, ah, bello, bello. Ci sono rimasto, come si dice, ci sono rimasto un attimino. E adesso che faccio? Mi butto. Che mi dicesse, ma sai, no, è così, no, io già mi aspettavo che mi dicesse, e invece... No, tu ti aspettavi che io ti dessi un molto gentile no, invece esatto. No, perché io ero stracotto di te già da molti mesi. Gaia. A quell'epoca ci conoscevamo da un anno e mezzo. Ecco, calcola che io ero già innamorato di te da circa 6 mesi. 10 mesi al minimo. Subito. No, Gaia, guarda, ti dico una cosa da donna. Sì. Sei capitolata perché lui ha messo in atto un progetto di assedio raffinatissimo e molto lento e inevitabile. Solo tengo a precisare che non è stato voluto. Io non ero in campagna di guerra di conquista, capito? Io in quell'epoca, siccome già ci eravamo un pochino aperti su alcune cose, eccetera, sapevo che lei aveva sofferto nella vita, eccetera, senza però entrare in molti particolari. Io stesso in quell'epoca stavo attraversando un periodo estremamente brutto che mi è durato parecchi anni dopo il fallimento del secondo matrimonio mio, eccetera. E insomma, ci siamo un pochino, dai, aiutati a vicenda, abbiamo fatto una terapia in comune senza quasi rendercene conto. E questo ci ha avvicinato moltissimo, però fino al momento della mazzata di quella dichiarazione, che è stata da un punto, diciamo, una sorpresa anche per Gaia che l'ha fatta, e io da averla ricevuta, immagina poi cosa ne può essere venuto fuori. Insomma, fra un mese, il 31 di marzo, faremo un anno che siamo ufficialmente una coppia. Oh, allora vi facciamo gli auguri in anticipo. Grazie. Poi ci ritroveremo, grazie. Ci ritroveremo il 31. Bene, fatto spero. Da Victor. Io però farei un'ulteriore domanda a Victor. Dimmi. Ci delinei con quattro parole questo personaggio che si chiama Darkness? E dunque, si potrebbe definirlo un antieroe? Ecco, lo sospettavo. Sì, lui non uccide mai gli innocenti, li protegge, però uccide senza pietà, e in maniera anche molto, alle volte, come definirla? Sanguinosa. Efferata. Cioè la sua specialità sono le decapitazioni. Bravo. Ah, bene. Oh. Cioè usa una spada che è ispirata a una delle mie spade, della mia collezione. Tipo katana. No, è una Zweihänder, spadone di tipo veneziano,
del XVI secolo, cazzo. Roba da 1,90 di lunghezza totale, con tanto peso, più di 50, no, al contrario. No, scusa. Guarda, ti dirò una cosa, innanzitutto voglio sfatare un mito, e questo qualsiasi esperto di armi, armature, eccetera, dell'epoca, diciamo, medievale, potrà confermarlo. Le armature antiche dei cavalieri, quelle tutte di metallo, eccetera, sì, avevano un certo peso, però non erano difficili da portare anche in combattimento e muovercisi, perché erano totalmente snodate, talmente piazzate, eccetera, bilanciate, che non davano problemi. Uno poteva combatterci per delle ore dentro una di quelle armature. Uno spadone a due mani, di quelli grandi, per esempio la Zweihänder che ho io, e Gaia ne ha visto le foto, ma ha visto a me in armatura completa, eccetera, che io facevo anche le ricostruzioni, diciamo, delle storiche. Ero uno degli organizzatori delle prime edizioni delle giornate medievali della Repubblica di San Marino, giustamente assieme al mio amico legionario, che dopo la legione si è andato a San Marino, eccetera. Avevamo formato insieme anche questi di scherma ai figuranti, anche tiro con l'arco, eccetera, tutte queste cose. E per esempio la spada, una Zweihänder, viene a pesare 4,6 kg, cioè non è un peso eccessivo per una spada da usare a due mani, capito? Sì. Ecco, io per esempio la usavo senza problemi, anche con una mano sola, a fare anche i volteggi, eccetera. L'importante è il bilanciamento. Sì, logicamente devi avere un certo braccio. Erano più bassi all'epoca, perché le persone erano, a quell'epoca la media, l'altezza delle persone in media, e ti sto parlando del XVI secolo, erano, diciamo, sul 1,60 m, 1,65 m per gli uomini. Cioè, uno di 1,80 era considerato già un gigante. Immagina quei rarissimi alti 2 metri, che lì proprio erano dei colossi, ecco. Sì. E logicamente persone così, già di per sé, venivano armate con una lancia o appunto con una Zweihänder, con un spadone di quelli belli lunghi a due mani, ed erano molto spesso impiegati contro la cavalleria, perché contro le cariche di cavalleria quelle spade sono eccezionali, anche per rompere proprio, cioè gli davi nelle gambe del cavallo, oppure i muri di lance, per spezzare i muri di lance e arrivare fino all'avversario protetto dallo scudo. Per bacco. Poveri cavalli. Infatti, poveri cavalli, ma da quello dipendeva la vittoria o a volte la sconfitta in battaglia. Pertanto, il fine giustifica i mezzi, come diceva il caro Machiavelli. Esatto, ma guarda che le guerre sono parte dell'imbecillità umana. Certo. Anche per questo, molto spesso, di fronte alla prospettiva di grandi battaglie, cosa si faceva? Si mandavano gli emissari di un esercito o l'altro, schierati uno di fronte all'altro, i capi discutevano: ascolta, per risparmiare vite, per non fare una strage, eccetera, la risolviamo con un duello fra il vostro campione e il nostro campione, eccetera, e pronto, fine della storia. E si manteneva, c'era onore in queste cose. Ancora. Cosa che adesso non in questo modo venivano risparmiate un sacco di vite. Ecco, ci sono stati diversi diciamo casi riportati dalla storia di conflitti, dove infatti, esatto, uno addirittura poco prima della guerra di Troia, migliaia di anni fa,
che è stato addirittura rappresentato anche molto simpaticamente nel film Troy con Brad Pitt, dove lui affronta il campione dell'esercito che la posta era l'unione dei due eserciti per andare giustamente poi a combattere contro Troia. E lì la scena è stata molto molto ben ricostruita. Sì. Ecco, ciò non toglie che comunque la guerra purtroppo sia una cosa altamente negativa e da evitarsi. Sì. Purtroppo. E io sono uno tra i primi che lo dice perché l'ho provata sulla mia pelle. L'unica specie che uccide senza pensieri previsibili, con una scusa o con un'altra. Sì. L'unica specie. Sì. Esatto. Sì, è l'unica. Andrea, a te la parola. In conclusione, voglio dirvi sia a Victor e anche a Gina dove si possono trovare eventualmente i libri, dove si possono trovare voi se qualcuno vi volesse contattare e se avete qualche progetto futuro. Qualcosa già avete detto prima, quindi se ci volete dire queste cose qui, e poi siamo veramente alla fine. Okay. E abbiamo Alessandro che dice, infatti le guerre sono sempre il frutto della stupidità umana, non soltanto in parte. E salutiamo anche prima chi era Bianchi Korev e tutti gli altri, che ha scritto poi altre persone pure, che era Barbara Santovito, Silvi Marrossi e tutte queste altre persone. Salutiamo comunque tutti quanti. Bene. Chi lo dice? Gaia, dillo tu prima. Allora, i miei libri si possono trovare tutti tranne uno su Amazon tranquillamente. Uno solamente non, è la casa editrice che ha deciso di non metterlo anche su quel portale, però non è comunque il libro di cui stiamo parlando. Quindi quel libro là sicuramente lo trovate anche La deficienza di Ania su Amazon. E basta così. Se qualcuno ti volesse contattare di persona, ah sì, giusto, hai ragione. Io le pagine ovunque, volare sulle ali di un libro, quindi su tutti i social mi trovano con quel nome. Ho anche il sito Volare sulle ali di un libro, dove ci sono anche le storie che hanno fatto nascere i miei libri, quindi come nasce ogni libro che io ho scritto. E ci stanno anche poi le favole tradotte da Victor, che, con cui abbiamo un sacco di progetti insieme, tra cui il sesto libro della sua saga l'abbiamo in parte scritto insieme, o almeno delle piccole parti. Sì. Bello. A partire dal sesto libro tu appari anche come coautrice in copertina, questo te l'ho già detto. Abbiamo iniziato a scrivere una saga parallela dove Gaia è il personaggio principale e Victor von Trux farà da coprotagonista in qualche scena, ma non in tutte. E poi abbiamo iniziato a tradurre una parte dei miei racconti in inglese. E tra cui ecco La deficienza di Ania, il primo che è online, che lo possono trovare tranquillamente, sempre su Amazon It, però si può ordinare in qualsiasi tipo, in qualsiasi paese, insomma. Perfetto. Tu, Victor, invece? I miei libri si trovano su varie piattaforme, adesso non mi ricordo neanche quali sono tutte. Sono tutte lì solo online. Sì. Praticamente, grazie, e comunque anche sul sito di Logisma, www.logisma.it / darkness con la D maiuscola, e proprio si va direttamente alla pagina dove ci sono i miei libri, e disponibili, anche si possono comprare proprio direttamente da lì. Io sono su Facebook, facilmente rintracciabile. Sempre su Facebook è nato anche a iniziativa di un mio carissimo amico, Duccio Carcassi di Firenze, che saluto, il mio fratellino, che lo considero un fratello, ci consideriamo fratelli. Che è lui che mi ha messo in contatto con Gherardo Lazzeri della Logisma, e lui ha creato anche il fan club di Darkness come gruppo su Facebook, al quale siete invitati ad iscrivervi, eccetera. Spero comunque che
leggerete i libri, perché in fin dei conti chi scrive anche, cioè lo fa principalmente, perlomeno il mio caso, io lo faccio principalmente per soddisfazione mia, e anche perché mi piace. E in secondo luogo anche per lasciare un qualcosa di me ai miei figli, infatti c'è mio figlio Derek che vive a San Marino con la moglie e la mia nipotina che è nata l'11 di gennaio, Nina, che ne va matto per quello che scrivo, li ha già letti, e niente, è per loro che scrivo, e però dopo tutto anche se ci si fa qualche soldino, meglio ancora, ecco. siamo onesti. Certo. Ecco, e a parte questo, volevo dirlo perché in questo, forse sto anticipando che lo voleva dire Gaia, Gaia ed io abbiamo messo su una cosa per favorire, per aiutare scrittori, specialmente emergenti, che avrebbero voglia di vedere i propri libri tradotti in varie lingue. Ecco, abbiamo dato vita alla Phoenix Translations, che già abbiamo fatto qualche lavoretto. Siamo agli inizi, però siamo disponibili. Ecco. Sì. Ok, perfetto. Grazie tante a entrambi per essere stati qua con noi, per averci gustato questi vostri libri, le vostre storie, molto interessanti. E ringraziamo Patrizia e Marcello per essere stati qua con noi e tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ci vedremo venerdì per un'altra puntata del Salotto Culturale di Palm con Milena Bonvissuto, ma prima di tutto vi ricordo domani sera una puntata alle ore 21 che sarà ospite per tutta la serata con noi per parlare poi lui di libri, di viaggi, ma anche di musica. Avremo Pietruccio Montalbetti, il leader e fondatore di Dick Dick, che sarà il nostro ospite. Che bello. Quindi se volete venire anche voi in diretta a fare anche lui una domanda, me lo fate sapere e ci si mette d'accordo. Se no, se volete fare anche qualche domanda scritta, tra una domanda e l'altra gliele leggeremo e lui vi risponderà. Detto ciò, vi auguro una buona serata e la buonanotte e grazie ancora a tutti. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.